Per tutti gli orfani di Castlevania e Symphony of the Night, la campagna Kickstarter di Bloodstained è stata un avvenimento incredibile. Finalmente, il papà di uno dei titoli più influenti degli ultimi 30 anni, Koji Igarashi, avrebbe potuto dar vita al gioco dei suoi sogni, una produzione finalmente non più limitata dalle regole del mercato e dalle richieste dei publisher. Il sito di crowdfunding avrebbe finalmente dato piena libertà creativa al game designer e gli utenti, che ancora dovevano scontrarsi con la dura realtà delle produzioni su Kickstarter, riversarono in massa le loro speranze e i loro danari su questa campagna. Oggi, 5 anni dopo, tra mille difficoltà, delusioni e timori, finalmente Bloodstained ha visto la luce ed è un grandissimo gioco. Peccato che la versione per Nintendo Switch, sviluppata in fretta e furia per prendere il posto dell'ormai abbandonato porting per Wii U, si è afflitta da numerosi bug e problemi tecnici. Una bella seccatura, ma allo stato attuale delle cose non vale la pena investire 40 euro per il titolo. Ho quindi pensato fosse una buona idea proporvi 5 Metroidvania meritevoli di essere giocati nell'attesa che qualche miracolosa patch sistemi i problemi di Bloodstained su Switch. Chiariamoci, sono un amante del genere e mi rendo conto che ci sia molta confusione su quali siano le caratteristiche fondamentali affinché un titolo possa essere considerato un Metroidvania. Ad esempio, per me è fondamentale la costruzione del mondo di gioco e il level design interconnesso e complicato. Per quanto mi riguarda, tutti i titoli roguelike con dungeon generati proceduralmente non possono rientrare all'interno del genere. Quindi la scelta dei 5 titoli è personalissima e lascia fuori ovviamente numerosi giochi meritevoli di essere provati. Magari, chissà, ne parleremo nel prossimo listone. Iniziamo con Blaster Master Zero, un vero e proprio omaggio ai capostipiti del genere. Il gioco infatti è un reboot di Blaster Master, uscito nel 1988 su NES, gioco che a sua volta traeva pesantemente ispirazione dalle meccaniche di gameplay del primo Metroid. E direi che non nasconde affatto le sue fonti di ispirazione. Il setting del gioco è abbastanza fuori di testa e vede un ragazzo che per seguire la sua rana domestica cade in un buco dimensionale. Ok, ha senso. Da qui inizieranno le ricerche di Fred a bordo di Sofia 3, Sofia Terza, un carro armato dalle mille potenzialità, sia offensive che di esplorazione. Blaster Master è la base su cui strutturare un gameplay espanso e modernizzato, quindi nettamente più facile dell'originale. Abbiamo un classico run and gun in 2D fortemente incentrato sull'esplorazione. Saremo in grado però di scendere dal tank e proseguire l'esplorazione a piedi e da qui potremo accedere a delle sezioni di run and gun puro con visuale dall'alto. Alla fine di queste troveremo dei boss che una volta sconfitti ci garantiranno dei potenziamenti per il nostro mezzo cingolato. Queste caratteristiche, unite a una grande mappa divisa in 8 livelli interconnessi tra di loro, fanno di Blaster Master un Metroidvania duro e puro a tutti gli effetti. Sull'eShop è anche presente una demo, quindi fossi in voi gli darei un'occhiata. Continuiamo sull'ondata del citazionismo e della nostalgia con Axiom Verge, un Metroidvania dall'estetica in 8-bit in grado di catturare perfettamente le stesse atmosfere che hanno reso immortale un titolo come Metroid. Dopo un'esplosione all'interno del suo laboratorio, Trace si ritrova catapultato in un mondo alieno chiamato Sudra. Nel tentativo di capire cosa sia successo, lo scienziato inizia ad esplorare il pianeta scoprendo la storia dietro alle antiche civiltà che lo abitavano. Metà dell'avventura di Trace è basata sulla sensazione di essere soli in uno spazio alieno e ostile, marchio di fabbrica di Metroid che a sua volta rubava da capolavori della fantascienza come Alien. L'altra faccia della medaglia invece è costituita da un solidissimo shooting system pieno zeppo di armi futuristiche e upgrade per le abilità di Trace, che c'entrano in pieno l'essenza di ogni Metroidvania, la sensazione di progressione attraverso l'esplorazione. Se siete feticisti poi delle copie fisiche, vi consiglio la Multiverse Edition che si trova a due spicci, come diciamo a Roma. Stacchiamoci dai canoni convenzionali e passiamo ora a Yoku's Island Express, un particolarissimo ibrido tra un Metroidvania e un flipper. Avete capito bene, se da una parte abbiamo tutti gli stilemi classici del genere, quindi esplorazione di una vasta mappa costituita da più aree interconnesse,
progressione attraverso l'acquisizione di power-up necessari per raggiungere nuove zone, dall'altra abbiamo un gameplay che è un flipper a tutti gli effetti. È difficile spiegare come sia possibile che tutto questo funzioni, ma credetemi, con Yoku's Island Express vi ritroverete a giocare un titolo incredibilmente scorrevole e in grado di creare dipendenza. La storia dell'insetto Yoku, legato fedelmente alla sua palla, che diventa casualmente il nuovo postino dell'isola di Mokumana, è solo un pretesto per immergersi in un mondo dominato da una direzione artistica diametralmente opposta ai mostri sacri del genere, eppure tutto funziona a meraviglia. Vi dirò di più. Le interazioni con i buffi personaggi e la struttura quest mi ha ricordato Tombi, platform sperimentale dell'era PS1 e capolavoro dell'epoca. Sull'eShop c'è anche una demo, e che dire, correte subito a scaricarla, non ve ne pentirete. Giocai a Guacamelee alla sua uscita su Steam e ne rimasi letteralmente folgorato. Rispetto al classico Metroidvania, abbiamo un focus sul combattimento corpo a corpo di una profondità da non sottovalutare, e anche le sezioni platform scorrono via che è un piacere. Per me però la qualità di un Metroidvania la si vede nella capacità che ha di raccontarsi solo ed esclusivamente attraverso l'esplorazione del mondo. Quella che oggi chiameremo la lore del gioco deve essere il protagonista silente dell'esperienza. E sebbene la storia di Juan sia insolitamente insistente per il genere di riferimento, è l'incredibile atmosfera che si respira a farla da padrone. Tra luchadores, polli magici e folklore messicano, l'humor di Guacamelee è completamente fuori di testa e vi strapperà una risata in ben più di un'occasione. È disponibile anche un sequel che a quanto pare prende tutti i punti di forza del primo capitolo e li espande a dovere. Il mio consiglio è quindi quello di giocarle in ordine e godersi appieno il viaggio del luchador Juan Aguacate nella Terra dei Morti. Come non citare il capolavoro di Tim Cherry, dico io? È impossibile. Questo perché Hollow Knight non solo è uno dei migliori Metroidvania di tutti i tempi, ma è anche forse uno dei giochi più importanti degli ultimi 10 anni. Non voglio dirvi nulla del titolo se non compratelo. Hollow Knight va semplicemente vissuto in ogni sua sfaccettatura e preparatevi ad affrontare un gioco ostico che non perdona. Difficile ma mai frustrante. Ogni incontro, boss, ogni sezione platform richiede numerosi tentativi e tantissimi fallimenti, ma senza mai diventare impossibile. Sul serio, per quanto abbia patito in diversi punti, non ho mai pensato di abbandonare il gioco, e superare una sezione particolarmente ostica mi ha lasciato quel senso di soddisfazione che solo un grande Metroidvania ti sa lasciare. E poi la lore, l'atmosfera, il level design. Ragazzi, credetemi, Hollow Knight è un capolavoro, partorito poi da un team senza esperienze precedenti. Una vera e propria anomalia dell'industria, tanto essere forse uno dei rarissimi titoli ad offrire corposissimi DLC in formato totalmente gratuito. Quindi fate uno sforzo e spendete questi 20 euro, o se siete dei feticisti, ordinatevi la Collector Edition da Fangamer e godetevi questa lunghissima esperienza in attesa che venga commercializzato il suo seguito, Silksong. Spero che questi titoli riescano a placare la vostra sete di Metroidvania, o quantomeno ad addolcire la pillola della delusione di vedere Bloodstained in queste pessime condizioni su Nintendo Switch. Fatemi sapere nei commenti se pensate di prendere uno di questi giochi o se ne avete altri da proporre. Io sono il Poro Michele, da Hollow Knight, ciao!